Un saluto a tutti gli amici di androidworld.it. Ci troviamo a Milano, precisamente negli uffici di Vivo, sulla terrazza al 24° piano. Guardate che bello, si vede tutta la città alle mie spalle, ma non è di questo che voglio parlarvi, ovviamente, bensì del bellissimo Vivo X Fold. Parliamo di questo pieghevole presentato da qualche mese in Cina dall'azienda cinese, che è veramente un dispositivo premium, molto molto bello al tatto, nelle cerniere, nella struttura, nelle fotocamere, con la collaborazione con Zeiss. È veramente un dispositivo eccellente sotto tanti punti di vista, ma vi dico da subito che non arriverà in Italia, almeno per il momento, quindi non fatevi illusioni, ma è un dispositivo che comunque, per come è fatto, per quel che ha fatto Vivo, merita di essere raccontato. Quindi, prima di proseguire, come sempre vi invito a mettere un like se il video vi piace, di iscrivervi al canale, e non mi rimane che lanciare la sigla e iniziamo. Ed eccoci qui con la confezione di Vivo X Fold. Voglio partire proprio con l'unboxing, perché con questo genere di dispositivi premium è anche bello farvi vedere cosa si prova quando li si spacchetta una volta acquistati. Ovviamente questo è stato già aperto, ma guardate come si presenta, perché è veramente notevole. Quindi abbiamo qui il dispositivo, ma prima di far vedere lui faccio vedere che la scatola, che tra l'altro è rivestita in tessuto molto bellina, c'ha questa tasca con tutti gli accessori, manualistica, cavetti e poi le cuffie e il caricabatterie, che ovviamente ha l'attacco cinese, quindi non ve lo faccio neanche vedere, era solo per mostrarvi la particolarità, l'attenzione ai dettagli che parte già dalla scatola. Direi che possiamo passare al dispositivo vero e proprio, che è sicuramente l'aspetto più interessante. Adesso cerco di prenderlo senza far cascare il tutto, e considerate che la scatola era stata già aperta, altrimenti ci sarebbe un sistema per sollevarlo senza rischiare di romperlo, come stavo facendo io. Ed ecco qui il nostro Vivo X Fold. Allora, vorrei partire raccontandovi un po' le prime impressioni proprio al tatto, quello che si prova prendendolo in mano. Avendo provato un po' di foldable, sicuramente la prima cosa che si nota è evidentemente che questo è un tipo di dispositivo che va nella direzione dei foldable che vogliono essere utilizzati per mostrare di più, per dare un'esperienza simil tablet, perché ha veramente questo ampio, ampissimo display aperto, che vi permette di utilizzarlo per usi anche un po' più magari professionali o comunque per il multitasking, e quindi va in una direzione opposta rispetto, per esempio, all'Oppo Find N, che era stato un altro dispositivo che mi era piaciuto molto e che in qualche modo ci somiglia per determinati aspetti tecnici, ma che d'altra parte è molto diverso. Ma parliamo appunto di questo Vivo. La prima esperienza al tatto è sicuramente eccellente. Abbiamo questo rivestimento in similpelle sul retro, veramente molto molto piacevole al tatto. Abbiamo questo box delle fotocamere dove campeggia il logo Zeiss, perché come sempre per Vivo la collaborazione con Zeiss è molto importante e c'è una grande attenzione alle fotocamere, come avevamo già visto anche sull'X80 Pro. Anche in questo caso diciamo che le fotocamere sono uno dei punti di eccellenza. Tenete presente che questo Vivo X Fold è stato lanciato in Cina prima dell'X80, quindi alcune tecnologie che poi abbiamo visto sull'X80 Pro erano già state presentate su questo X Fold. Ma parlando un po' dell'apertura, del come si comporta in quanto foldable, posso dirvi che l'esperienza è eccellente. Si sente tutta un'ottima risposta delle cerniere, che sono veramente molto molto solide. Non c'è quel discorso che si prova con alcuni modelli, che si provava soprattutto tempo fa con alcuni modelli, che sembrava che le cerniere potessero cedere da un momento all'altro. In questo caso sono veramente molto resistenti e si riesce a tenerlo aperto anche ad aperture, diciamo così, di mezzo, come questa che sto tenendo in questo momento, senza alcun problema. A proposito di cerniera, Vivo ha sottolineato il loro sistema, diciamo, per l'apertura e per le cerniere di questo X Fold, che è abbastanza particolare, perché ovviamente tutte cose che noi non possiamo vedere a occhio nudo, ma qui dentro, nel punto di piegatura, c'è un sistema che va a sollevare, tra virgolette, il display, il punto di piegatura del display, in modo che sia sempre al pari delle due altre metà,
E che quindi non dia quella brutta sensazione che si prova con alcuni modelli, che soprattutto anni che si provava con i primi foldable, di avere quel segno al centro che si vede sia appunto visivamente sia al tatto. In questo caso non si prova molto quel fastidio di percepire la cerniera. Tra l'altro la cerniera è stata testata per 300.000 aperture, il che vuol dire che se lo aprite circa 80 volte al giorno, che mi sembra anche una stima verosimile visto quanto è bello aprirlo e chiuderlo, con appunto 80 aperture al giorno dura 10 anni. Vabbè, come al solito anche Vivo ha fatto tutte le sue valutazioni in termini di quanto possono durare e resistere questi dispositivi. Comunque è veramente molto molto piacevole al tatto, pesantuccio devo dire a primo acchito, ma comunque è per questo genere di dispositivi è un po' d'obbligo. Ma dopo avervi raccontato quello che si prova tenendolo in mano, direi che possiamo passare alle specifiche tecniche. Per parlare di specifiche tecniche non si può che partire dai display. Partiamo dal display esterno, ovviamente, che è un 6,53 pollici Full HD Plus OLED con refresh rate a 120 Hz. Come potete vedere si nota sin da subito il lettore di impronte digitali qui in basso e la fotocamera qui in alto, della quale vi racconto tra un attimo. Continuando sui display, la ovviamente parte più bella, più emozionante, è il display grande, quello che si ha quando si apre il dispositivo, che è da 8 pollici con risoluzione 2K, sempre refresh rate 120 Hz, HDR10+, e una valutazione A+ da parte di DisplayMate, che come probabilmente saprete valuta i display degli smartphone e non solo, e A+ è la valutazione più alta che si può ottenere, quindi veramente un ottimo display. Nel caso in cui non si notasse in video, ve lo posso assicurare che anche dal video è veramente un bellissimo display, velocità di refresh rate altissima e tutto quello che ci si aspetta da un dispositivo premium come questo. Tra l'altro veramente super reattivo anche all'apertura, veramente un'ottima esperienza. Lettore di impronte anche all'interno, quindi doppio lettore. Ma continuiamo a parlare un po' delle specifiche tecniche, perché sono caratteristiche veramente di tutto rispetto, praticamente il meglio che si può avere su un dispositivo Android, diciamo in questi ultimi tempi. Perché all'interno abbiamo un chip Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB di RAM, memoria interna UFS 3.1 da 256 GB, e poi abbiamo supporto per dual SIM, USB Type-C ovviamente, doppio speaker stereo, ce n'è uno qui e uno qui sopra. Abbiamo questa cosa che mi piace moltissimo, che è lo slider per le modalità silenzioso o no, un po' come c'è sui vari OnePlus e non solo. Abbiamo appunto doppio lettore di impronte digitali, come vi raccontavo, una batteria da 4600 mAh con ricarica rapida a 66 watt e con la possibilità di ricarica inversa, quindi di ricaricare i vostri dispositivi wireless come ad esempio delle cuffiette. Parlando di specifiche tecniche, ho lasciato per ultime le fotocamere, perché sono veramente uno dei fiori all'occhiello di questo dispositivo, grazie alla collaborazione con Zeiss come sempre e alla grande attenzione che Vivo pone alle fotocamere, ma anche perché sono veramente un sacco, sono 6, perché ne abbiamo 4 qui sulla parte esterna, una sul display piccolino, come potete vedere qui in alto, e poi un'altra sul display grande, che potete vedere qui. Parto raccontandovi quelle principali, quelle esterne, dove si nota anche di più la collaborazione con Zeiss ovviamente. La principale è da 50 megapixel, ha un sensore Samsung con apertura f1.57 e con stabilizzazione ottica. Abbiamo poi un grandangolo da 48 megapixel, sensore Sony, anche in questo caso stabilizzazione ottica dell'immagine e apertura f2.2. Abbiamo poi un sensore per la modalità ritratto da 12 megapixel e un periscopio, quindi diciamo la fotocamera dedicata allo zoom, che ha uno zoom ottico da 5x e arriva fino a 60x con, diciamo, l'elaborazione software.
e ha anche il laser autofocus. In termini di fotocamere, ovviamente la collaborazione con Zeiss anche in questo caso vanta il rivestimento T-coating, quindi appunto questo rivestimento tipico dell'azienda che contribuisce a migliorare l'immagine evitando riflessi, abbagli, di tutto quel genere di diciamo problemi che ci possono essere con la luce che può andare a interferire con la bontà delle foto. Abbiamo poi due fotocamere appunto sui display, questa sul display piccolo che è da 16 megapixel con apertura f2.4 e poi quella interna praticamente identica, sempre 16 megapixel, apertura f2.4. In generale la grande attenzione per le fotocamere si vede anche dal punto di vista software, perché vi faccio vedere quanto è complesso il software della fotocamera, complesso in senso positivo ovviamente. Allora intanto vi faccio notare che c'è questa piccola accorgimento che vi permette di vedere l'anteprima delle foto scattate qui sulla parte di sinistra. Adesso le foto veramente terribili, ma vi voglio far vedere anche tutte le possibili funzioni software che ci sono all'interno di questa fotocamera. Quindi c'è lo stellato, quindi super luna, veramente c'è di tutto, oltre ovviamente a tutte le modalità notturna, modalità ritratto, tutto quello che ci si aspetta, e ovviamente alla gestione dello zoom grazie al periscopio, dove potete vedere questo è zoom ottico 5x e in generale il grandangolo 0,6, quindi veramente una grandissima attenzione al comparto fotografico. Non vi voglio parlare troppo del software di questo dispositivo, che è molto particolare, devo dire, si sente molto, si vede molto il fatto che sia dedicato al mercato cinese. Non ve ne parlerò molto proprio perché non è un software dedicato al mercato europeo, e quindi nel caso in cui mai arrivasse questo X-Fold o un altro dispositivo pieghevole di Vivo, sarebbe probabilmente diverso. Però guardate bellini questi widget che compaiono appena si apre il drawer. Il sistema operativo è il FunTouch OS di Vivo, che è basato su Android 12. Se fossimo in sede di recensione ci sarebbero tantissime altre cose da raccontarvi di questo dispositivo, perché è veramente un prodotto premium, cioè si vede da tantissimi dettagli di quanta attenzione Vivo ha posto sul prodotto. Quindi vi racconto velocissimamente qualche cosa, ad esempio la velocità dei sensori di impronte, che adesso non posso farvi vedere perché non c'è configurato la mia impronta digitale, ma vi assicuro che sono veramente velocissimi, sensori di ultima generazione. Poi potrei raccontarvi il fatto che l'USB-C è 3.1 e supporta l'output video, quindi potete collegarlo a un display esterno per esempio. Potrei raccontarvi che l'audio è certificato Hi-Res e che ovviamente grazie ai due speaker posti qui si sente molto bene, ma voglio raccontarvi invece che purtroppo questo dispositivo non arriverà in Italia, come vi accennavo. Viene venduto da aprile in Cina a un prezzo di circa, convertito nel costo italiano, circa 1300 euro. Ora ovviamente nel caso in cui arrivasse da noi il prezzo sarebbe probabilmente più alto per tutta la questione di tasse che noi conosciamo, tasse, importazioni eccetera. Ma in ogni caso purtroppo non possiamo farci illusioni perché non abbiamo alcune informazioni in merito. È veramente un gran bel dispositivo, ha un'attenzione ai dettagli, alla struttura, al telaio veramente notevoli. Sentite che bello questo rumore di chiusura, potrei stare qui ad aprire e chiudere per giorni. Tra l'altro ci sono dei magneti che fanno sì che poi rimanga bello compatto quando è chiuso. È veramente un ottimo dispositivo che purtroppo non è destinato al momento al nostro paese. Per questa anteprima di Vivo X Fold è tutto, come sempre vi rimando al sito androidworld.it per tutte le specifiche tecniche, tutti gli eventuali dettagli che posso essermi dimenticato di raccontarvi qui in video, trovate tutti i link ovviamente in descrizione. Non mi rimane che darvi appuntamento sempre qui su smartworld.it. Alla prossima, ciao a tutti!